certa un po' che Gesù prenda a modello un amministratore disonesto che per raggiungere il suo scopo si è ingegnato ed è stato scaltro. E Gesù ci dice: i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. È vero, tante volte vediamo che quelli che vogliono fare il male si impegnano, si ingegnano di più nei loro obiettivi. Pensiamo all'altro, pensiamo a quelli che scogitano ecosistemi di conflitti, di guerra, di distruzione, che non tante volte quelli che devono impegnarsi invece per la pace. Ecco perché Gesù ci dice: non lasciamoci superare nel fare il bene, nell'impegnarsi, da quelli che vogliono fare il male, che si impegnano ancora di più di noi. Gesù chiede di essere capace di amministrare la nostra vita, ciò che ci viene affidato. Nessuno deve amministrare da padrone, ma da amministratore fedele, sapendo che tutto ci viene donato, tutto di tutto ci sarà chiesto di rendere conto. E anche sulla cosa più importante, che è proprio la pace sulla terra, la pace tra i popoli. Vorrei dire la pace nelle nostre case, la pace nelle nazioni è un grande bene che dipende da tutti noi, da quello, da come noi ci impegniamo, da come noi amministriamo la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre attività. Papa Francesco, questo Papa straordinario che tocca il cuore, le coscienze delle persone, che ci stimola, almeno come cristiani, a essere fedeli fino in fondo al Vangelo, più volte ci ha invitato a guardare al messaggio del Concilio Vaticano II, che è stato un grande momento di rinnovamento, di riforma per tutta la Chiesa, che ha dato un impulso nuovo al cammino della società. Ed è proprio sulla natura della pace che il Concilio ci dice che la pace è innanzitutto opera della giustizia. La pace non è la semplice assenza delle guerre, né può ridursi unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse. Essa non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene con tutta esattezza definita opera della giustizia. È il frutto dell'ordine impresso nella società umana dal suo divino fondatore, che deve essere attuato dagli uomini aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta. Chiaro che questa giustizia, questo acquisto di un bene così grande, esige il costante dominio delle passioni, la vigilanza della legittima autorità che tutti quanti abbiamo. Ma, insiste il Papa, non basta questo, non è solo opera della giustizia. Tale pace non si può ottenere sulla terra se non è tutelato il bene delle persone e se gli uomini non possono scambiarsi con fiducia e liberamente le ricchezze del loro animo e del loro impegno e del loro ingegno. Ecco, questa libertà che deve essere possibile in ogni nazione, ma anche questo libera circolazione dovrebbe essere possibile. Da sempre l'uomo è un migrante, da sempre l'uomo ha cercato di scoprire altre frontiere, da sempre che la terra non ha avuto confini. La ferma volontà di rispettare gli altri uomini, gli altri popoli e la loro dignità e l'assidua pratica della fratellanza umana sono assolutamente necessarie per la costruzione della pace. In tal modo la pace è frutto anche dell'amore, e non solo della giustizia, ma anche dell'amore, il quale va oltre quanto può apportare la semplice giustizia. La pace terrena nasce dall'amore del prossimo. Essa stessa è immagine ed effetto della pace di Cristo,
che promana dal Padre, il Figlio incarnato, detto il Principe della Pace, venuto per conquistare i cuori degli uomini alla giustizia e all'amore ed estendere il suo regno di pace. Ecco perché siamo tutti qui, carissimi, per implorare questo dono che è più grande di noi, perché noi abbiamo tante tentazioni, difficoltà. La nostra libertà ci porta tante volte a esagerare, a non saper controllare noi stessi. Ecco perché questo dono della pace va invocato. Va invocato perché si realizza in noi ciò che diceva il profeta Isaia, perché sappiamo veramente trasformare le lance in falci, le cause della discordia, le cause vanno ricercate proprio a cominciare dalle ingiustizie, le ingiustizie che tante volte regnano tra di noi. Dice ancora da Gaudio e da Spes in Vaticano II, molte occasioni provengono dalle eccessive disparità economiche e dal ritardo con cui vi si porta il necessario rimedio. Allora nascono dallo spirito di dominio, dal disprezzo delle persone e, per accennare ai motivi più recenti, dall'invidia, dalla diffidenza, anche verso tante volte fratelli, sorelle che arrivano e che non conosciamo, dall'orgoglio ed altre passioni egoistiche, poiché gli uomini non possono tollerare tali tanti disordini, avviene che il mondo, anche quando non conosce le atrocità della guerra, resta tuttavia continuamente in balia di lotte e di violenze. Siamo però qui accomunati da un desiderio comune. Siamo qui desiderosi di invocare questa luce profonda che Dio ha acceso nei nostri cuori. Stiamo camminando verso il Natale, verso cioè questa ricorrenza in cui contempleremo il Dio che si fa carne, il Dio che viene ad abitare in mezzo a noi, il Dio che sa benissimo che trova una umanità in lotta, in guerra, trova fratello contro fratello, trova famiglie divise. Eppure Dio non disdegna di mettersi al nostro fianco, di venire ad abitare in mezzo a noi. Ecco perché noi siamo qui con un atteggiamento di fiducia e di speranza, perché nel cammino verso la pace non siamo da soli, in balia di noi stessi, ma siamo invece in compagnia di colui che è il Principe della Pace, è venuto con noi e ci insegna a utilizzare le armi autentiche della bontà e dell'amore per conquistare ancora con lui i cuori all'amore e alla pace.